Bella a tutti ragazzi, sono Salvo, sono Axune, e vi che oggi inizierò una nuova serie che ho deciso di fare sul canale, che sarebbe una Wonderlock su Pokémon XY. Intanto che vi faccio vedere l'introduzione a tutto quanto, vi spiego un po' le regole della Wonderlock. In pratica sarebbe una Nuzlocke, quindi se ci muore un Pokémon, quel Pokémon è morto, non lo possiamo più usare. Il twist di questa Nuzlocke sarebbe in pratica che noi ogni Pokémon che prendiamo, cioè il nostro primo encounter, lo dobbiamo scambiare sullo scambio prodigioso. E quindi se noi, ad esempio, scambiamo un Pokémon e prendiamo un Pokémon e poi scambiamo un secondo Pokémon e prendiamo lo stesso Pokémon di quello che abbiamo preso prima, non possiamo, dobbiamo riscambiarlo e prendere un altro Pokémon, e quindi dobbiamo avere tutti i Pokémon diversi. Intanto iniziamo subito. Mi presento, mi chiamo Platan e sono il professore di Pokémon della Regione di Kalos. E questo è uno schiddo. Sì, è uno schiddo. Sì, perché in questo modo ci sono tantissimi Pokémon. Veramente ci sono solo 72, incluse le evoluzioni. Comunque, i Pokémon sono creature misteriose che puoi incontrare nei luoghi più remoti. Alcuni scorrazzano sulla terraferma, altri volano nel cielo, altri ancora nuotano in acqua. Noi esseri umani viviamo assieme ai Pokémon, aiutandoci a vicenda. Dimmi qualcosa di te, sei un ragazzo o una ragazza? No, io ho un pene, quindi sono un ragazzo. Sono bianco, quindi ho i capelli, diciamo, castani, quindi... Perfetto, e dimmi come ti chiami. Io mi chiamo... Aspetta, ecco qua. Così almeno. Salvato. Almeno in questa generazione posso mettere il mio nome, perché nelle altre devo mettere sempre Sal, perché non c'erano 9 lettere per mettere il mio intero nome. Quindi. Ed eccomi. Cioè, sono. Io non ho gli occhi blu, però ho gli occhiali. Cioè, almeno quello ce l'ha centrato. Salvatore, proprio un bel nome. Grazie. Salvatore, stai per partire all'avventura nella regione di Kalos. Ti auguro di incontrare tanti Pokémon, di fare nuove preziose amicizie. Forza, andiamo, il mondo dei Pokémon ti aspetta. E vai, che bello. Il mondo dei Pokémon ci aspetta. Il mondo dei Pokémon ci aspetta. Ecco, Fletchling. Ciao, Fletchling, non mi svegliare, sei un coglione, sei peggio di una sveglia, lo sai? Fletchling è peggio di una sveglia. Ecco, Fletchling, che vola dappertutto. Fletchling, no. Fletchling usa beccata, è super efficace su Salvatore. Ed eccomi che mi sono svegliato, cioè... Che bello, io non ho neanche la Wii U, quindi, cioè, solamente mi hanno dato da gratis. Tanto, dice, direi, Salvatore si guarda allo specchio e mi cambio un paio di vestiti, perché non mi va di andare di girare per Kalos in pigiama. Ed ecco la nostra bellissima borsa, che ci può entrare anche addirittura una bicicletta, quindi è sanissima la cosa. E direi di andare da nostra madre. Eccola qui. Buongiorno, Salvatore. Hai dormito come un sasso, eh? Il trasloco è stato stancante. È ora di mettersi in moto, non credi? Innanzitutto, perché non vai a salutare i nostri nuovi vicini? Vabbè. E intanto ecco le nostre vicine, perché abbiamo... Cioè, non sono vicini, perché comunque sono femmine. Ecco la porta che si apre, ed ecco le due zoccole. Yeah, ciao, zoccola 1 e zoccola 2. Devo fare la loro voce, quindi sarà molto strano, eh. Io farò... Benvenuto nella nostra città. Io sono Serena, la tua vicina di casa. E io sono Shana, desidero di conoscerti. Siamo venuti a dirti una cosa importante. Qui nella regione di Kalos vive un illustre studioso di Pokémon chiamato Platan. E ha detto di avere una richiesta per noi tre e per altri due ragazzi. A dire il vero, mi chiedo che abbiamo fatto a sapere di te che ti sei appena trasferito qui a Borgo Bozzetto. Cioè, Borgo Bozzetto. Ti aspettiamo nella cittadina qui accanto. E sai perché? Perché stiamo per ricevere dei Pokémon. Forza, sbrighiamoci. Yeah! Anche se non è il nostro vero primo Pokémon, perché il nostro vero primo Pokémon lo prendiamo attraverso lo scambio prodigioso. E spero di non prendere uno Zigzagoon, perché sennò sarebbe un suicidio totale. Percorso 1, tanto non possiamo prendere solo encounter qua dentro, quindi c'è non è che... Salvatore, siamo qui, vieni! No, io sono... No. Salvatore, siamo qui, vieni! Oh, e Karma, non usare le droghe che fanno male. Stavo proprio parlando di te! Dai, siediti! Ma sei una cogliuna proprio, Benvenuto Salvatore, e ora siamo tutti. Facciamo un giro di presentazioni. Io sono Serena e qui con me c'è Salvatore. Oh, è proprio come diceva Shana. Salvatore, diventando odierno, è un portento nel ballo e grasso. E l'ho trovato. Prende sempre il massimo di voti, ma è piuttosto modesto. Eh sì, è proprio così. Ah ah ah. Che ne dite se ci diamo dei soprannomi per rompere il ghiaccio? Qualcosa come Mr. Ez per te? Goza? Cosa? No, 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 è meglio Super S. E tu trovato cosa ne dici? Eh? Ma ci siamo appena conosciuti.
interessi. Perché non lasciamo decidere all'interessato, cioè... Ma io mi chiamo Sal, perché vedete rovinare la vita chiamando Mister S, cioè... È un nome schifoso, Mister S. Cioè, vergognatevi proprio. Tanto mi chiamerò Sal, perché Sal è un nome fichissimo. Ok. Mi sono chiamato Sal. Ma che ti chiamo Sal? Sì, Sal, mi piace, ti sta proprio bene. D'ora in poi ti chiamerò così anch'io, è più simpatico. Dai, non resisto più. Quali sono i Pokémon che diventeranno i nostri compagni? Oh giusto, quando io e Trovi abbiamo conosciuto i nostri Pokémon è stato così emozionante. Sono sicuro che per voi sarà lo stesso. Ed ecco il Cicciabombo che ci dà i Pokémon. Dai, Cicciabombo. Allora, io sinceramente voglio prendere Froakie. Tanto non sarà neanche il nostro Pokémon originale che dobbiamo scambiarlo. Però spero comunque di prendere un Froakie anche nello scambio prodigioso, sai. Ricevi Froakie? Sì, voglio ricevere, sì, perché? Vuoi dargli un soprannome? Sì. Allora, lo chiamerò Wonder Sal. Perché così almeno, visto che sto facendo una Wonderlock, lo chiamo Wonder Sal. Così almeno se qualcuno prende il nostro Pokémon, cioè, fate qualcosa. Vuoi chiamarlo Wonder Sal? Sì. Bene, a noi, miei compagni, sarà Fennekin. Insieme formeremo un duo Piacere di conoscerti, Chespin. Io sono Serena. Grazie a te sono finalmente un'allenatrice. Anch'io avrei una cosa da darti. È uno strumento molto utile per capire a fondo i Pokémon. Tanto le voci neanche me le ricorderò mai. Quindi, ragazzi, alcune volte leggerò normalmente. Quindi, cioè, non vi preoccupate se dite quella non è la voce di Trovato. Eh sì. Il Pokédex che ti ha appena dato un piccolo gioiello tecnologico che registra automaticamente tutti i Pokémon che incontri nel tuo viaggio. Il professore vuole che ci mettiamo in viaggio assieme ai nostri Pokémon per completarlo. Trovi, se continui a parlare con quel tono serio, ti spunterà la barba. Comunque, Sal, anch'io cosa da tardi. Una lettera da parte del professore vuole che batti la tua mamma. Sapete che è una lettera del prof? Eh sì. Bene, il nostro compito è finito. Adesso io e Trovi partiremo in cerca di Pokémon. Dai, andiamo... Dai, Cicciabombo, corri, Cicciabombo. Qui a Kalos è tradizione affidare i Pokémon ad alcuni periodo. Per prima cosa però devi portare qualche salletta alla tua mamma. Cioè, se non batti quella tua mamma t'ammazzo, Cioè, zoc, E forse ora avremo la nostra prima battaglia Pokémon contro Shana. Aspetta, Sal. Cosa cazzo vuoi? Voglio sfidarti, ad ogni volta sarà con me. Cioè, allora, piccolo Felkenin, ecco la nostra prima sfida. Con un Pokémon carino come te non posso perdere. Infatti perderai sicuramente perché c'è un bellissimo Froakie che diventerà un Zigzagoon, cioè scommetto. Fennekin, tanto uso Bolletti quasi one shot, quindi non è un problema. Wondersal. Comunque, ragazzi, se mi muore il Froakie, cioè non val, cioè ancora non è iniziata la cosa, non è ancora iniziata la Wonderlock, quindi finché non prendiamo le nostre Pokéball, la Wonderlock non inizierà, quindi quella cosa. Colpo coda. Another whip, now watch me, nene, now watch me whip, now watch me, nene. Vai, Fennekin, usa Graffio. Ma cosa cazzo vuoi fare contro Wondersal? Wondersal usa bolla e one shot a Fennekin, mi sa ne capito. Siamo già a 8 minuti, oh. Scusatemi moltissimo se la grafica fa un po' schifo, cioè la grafica del video, però spero che comunque vi piaccia lo stesso, perché cioè, è impossibile prendere una capture card tutto in Italia, visto che fa davvero schifo. Quindi spero che comunque la grafica del così almeno vi piaccia. Oh, Fennekin, avrei voluto venderti Vederti lottare più lungo. Io stavo di venderti. Cioè, perché volessi vendere il tuo Fennekin? Ho vinto già i 500 pochi dollari. Però sei forte, Sal. Lascia che rimetta in testa il tuo Pokémon. Allora, ciao, saluto la tua mamma da parte mia. Perché? Cosa c'hai contro mia madre, bitch? Intanto devi fare un attimo una cosa. Sti cazzi della mamma. Cioè, intanto mi prendo una pozione gratis, perché le pozioni servono soprattutto in una Nuzlocke. La pozione può rimettere i bug dei tuoi Pokémon di merda, giazzo con la puttana, bitch. Io direi subito di andare dalla nostra madre, così almeno possiamo levarci dal cavolo la lettera e andare a scambiare i nostri primi due Pokémon, così almeno che ci leviamo subito dal cavolo. Ciao, Rhyhorn, perché non te svegli, ciccione lardoso di merda che non corre più? Allora, come andate con i tuoi amici? Salvatore, ma quella è una Pokéball! Hai ricevuto un Pokémon? Che meraviglia, complimenti! Allora, da oggi sei un allenatore a tutti gli effetti.
Cosa? Hai una lettera per me, da una parte del professor Platan? Non sarà mica una lettera d'amore. Che deficiente. Che bella calligrafia, vediamo un po'. Cosa? Una richiesta? Ah, ma certo. Incredibile, Salvatore. Abbiamo appena trasportato e devi già partire? Forse apriamo un po' di cose per il tuo viaggio con Froki. Come fai a sapere che il mio Pokémon è Froki? Non ho ancora scambiato, brutta bitch. Comunque, ragazzi, il nostro primo Pokémon lo possiamo scambiarlo finché non ne vendiamo un altro. Quindi, in pochissime. Vabbè, tanto spiegherà tanto delle cose. Non ti viene la mappa città. Quindi, in questo primo episodio scambierò i nostri primi due Pokémon. E sì, già so come funziona. Scambieremo i nostri primi due Pokémon e finale il primo episodio. Intanto andiamo a prenderci le Pokéball. Perché le ma Rhyhorn, non mi inculare, cioè non mi hai fottuto per tutto questo tempo e ora fai Rhyhorn. Ah, è Rhyhorn, volevo salutarti prima che tu parta. Beh, è normale, dopo tutto ti conoscerà quando sei nato. Buon viaggio, Salvatore, mi raccomando, dici a tutta. Non preoccuparti, ricorda, con i Pokémon al tuo fianco non avrai niente da temere. Io già temo di Rhyhorn. Perché se mi incula è una cosa pazzesca, guarda. Now watch me whip, whip, now watch me go, bitch. Percorso 1, percorso 1. Rio Acquerello, cioè che nomi de merda in italiano, sinceramente. Ok, intanto prendiamo le nostre Pokéball, così almeno... Oh, entra, alleluia. Ne prendiamo 10, così almeno abbiamo pure la Premier Ball. Vai. No, non devi chiudere, bitch. Cosa cazzo vuoi fare? Pokéball. Ne prendiamo 10. Ci dai la nostra bellissima... Ok, grazie per la Premier Ball, ci serviva. No, non devo vendere niente perché tanto sto a posto per ora. Now watch me whip, whip, now watch me nene. Ehi, hey, allenatore, se cammini tra l'erba alta potresti imbatterti un Pokémon selvatico, ma non aver paura, la squadra di Pokémon sarà a tuo fianco. Ma dai, che ce l'ho fatto, il mio bellissimo Froggy che scambierò. Ed ecco il nostro primo Pokémon, che il secondo Pokémon dovremmo scambiare, che è un fottuto Pidgey. Già cominciamo male. Cioè, non è una Nuzlocke, però comunque è una Wonderlock. Ok, vai per botta. Dagli una botta in testa, così non muore. Ok, azione. Come ti permetti di usare azione sul mio bellissimo Wondersall? Cioè, vergognati. Ti devi vergognare, Pidgey. Ecco, vergognati. Mi leva 4 a botta, cioè. Non lo so. Tanto siamo Ada. Ti meriti la prima Premier Ball, guarda. Se ti catturo nella Premier Ball, la Wonderlock andrà benissimo. Dai. Lo so, per rimanere con me. Dai, lo so. Sei un coglione. Ora stai con me, bitch, e ti scambierò subito. Che coglione. Ecco, Pidgey. È docile, preferisce evitare i conflitti, ma se viene disturbato, contrattacca ferocemente. E intanto, dobbiamo chiamarlo Wondersall. Quindi subito Wondersall. E l'abbiamo chiamato Wondersall. Ora dovremmo... Ok, prima non voglio neanche vedere il tutorial, perché comunque il tutorial è un'inculatura pazzesca. Colleghiamoci a internet. Sarà un bel problema fare i scambi prodigiosi, perché si vedrà il mio dito che verrà, cioè dovrà cliccare tutto quanto, però con doglianze, non ho ancora una capture card che costa 200 euro, ancora neanche uscita per il nuovo Nintendo 3DS, quindi tanto ci colleghiamo a internet. E ho deciso che le parti saranno intorno ai 20 o 30 minuti o anche 15 minuti, quindi tanto salviamo tutto quanto. Dai, lo so che ti vuoi collegare, bro, dai. Collegamento riuscito. Scambio prodigioso. Tanto risalviamo e scambieremo il nostro bellissimo Froki. Dai, Froki. Oh mio Dio. Ok, natura ritrosa. Fa pure schifo a natura, quindi lo scambiamo. Pensate un po' se prendo un Froki in cambio. C'è una cosa divertentissima che c'ha pure... aspetta. Mutatipo, cioè sarebbe una cosa fighissima, guarda. Wondersall, vediamo chi andrai. Andrai a fanculo. No, te prego, non andare a fanculo, perché se ti mando a fanculo, te mando a fanculo io. Need Blaziganite. Nidale da Stati Uniti America. Indiana. Dai, Indiana. Darci un Mewtwo, così stiamo a posto. Froki. Ciao, Froki. Mi mancherai. E ci dà un fottuto Oromomola. Cioè, che merda, dai, cioè.
Ma ci puoi dare all'omomola? Cioè, sinceramente, fa schifo all'omomola. Un giapponese, cioè, ancora peggio, guarda. Lo dovremmo scambiare perché forse non rispetterà i nostri comandi. Quindi forse dobbiamo scambiarlo perché toccate il livello comunque. Cambio prodigioso numero 2. Mi sa di sì, tocca scambiarlo perché è oltre il livello, no? Vediamo un po'. Livello 1, sicura con idratazione. Vaffanculo, tocca pure tenercelo ora. E ora, cioè, già iniziamo male perché abbiamo un fottuto Alomomola che praticamente sembra l'evoluzione di Labdisk, però apparentemente per la Green Freak non è. Vediamo il nostro Wondersal dove andrà. Affanculo, pure lui. Lui non mi sta sul cazzo che vada a fanculo, però c'è un fottuto Alomomola, ma può essere che dove vende un Alomomola? Però almeno c'ha la natura perfetta perché viene sempre usato come muro difensivo, muro speciale. Ed ecco dal Giappone, Mirin Beer, nice to meet you. Basta che mi dai un Pokémon decente, guarda, se mi dai un Chespin sono ancora più felice, se mi dai un Fennekin pure pure, non è male. Ciao, Pidgey, vediamo, aspetta, mi copro la testa così almeno non vedo chi cazzo mi danno. Vediamo chi mi danno, chi mi danno. Mi sono dimenticato di mettere il suono, però nel prossimo episodio lo metterò, guarda. È un altro Pokémon giapponese, oh. Ok, ora metto il suono perché comunque, cioè, mi sono dimenticato pure, pensate un po'. Credo che non possiamo avere Golbat perché forse è livellato troppo. Vediamo un po'. Livello 26, quindi dobbiamo riscambiarlo perché non possiamo averlo. Vediamo se almeno ci danno un Pokémon che non sia giapponese perché già ne abbiamo uno che è Alomomola e spero che comunque non sia livellato. Perché poi è a livello 26, quindi non risponderebbe ai nostri comandi, e quindi sarebbe una rotta dei coglioni. Soprattutto per la Nuzlocke, visto che è molto importante. Ok, Stati Uniti d'America, Michigan, ok. E dacci qualcosa decente oltre a una Alomomola del merda, te prego, guarda. Golbat non lo voglio, però dammi qualcosa di decente. Vediamo. Un Audino! Ah. Peccato non c'ha la pietra in Pokémon XY, guarda. Proprio un peccato. Ordok. Pandora, sei una coglione, Pando. Pandora, sei una cogliona. Sinceramente, sei una cogliona, Pandora. Ora, vediamo. Pandora, sei una cogliona, eh. Soprattutto perché c'è l'allielo 38, cioè, vergognati. E ora dobbiamo riscambiarlo perché a livello 38 c'è cioè, ancora più livellato di quello di prima. Mi sa sto episodio non finirà mai, guarda. Ma vattene a fanciullo che sei pure allegro, il Mortango Rieri, guarda. Se questo è, se pure questo qui non no, infatti non, neanche si collega. Cioè neanche si collega, pensate un po'. Dai che ti voglio levare dal cavolo Alomomola. Vabbè, non gli levo la baccarancia perché gli do tutto il pacchetto a chiunque lo prenderà. Dai, Odino, vattene a fangiro che non te voglio vedere, guarda. Non ti voglio vedere. Mi sa che è morto, cioè. Speriamo che prendiamo un po' con un decente, guarda. Ok, un altro giapponese di merda da Kanto. No, da Kangawa. Da Kangawa. Mai sentito sto posto, ora Kangawa. Perché è una Kagawa de posto. Se si chiama Kangawa il posto, significa che il Pokémon ci dà è una Kangawa. È una cagata, quindi. Vediamo un po' che ci dà. Un Eevee! E vai! Almeno qualcosa di decente, guarda. E abbiamo i nostri primi due Pokémon che sono, prima di tutto, un Alomomola che non avrei mai avuto avere. E un Eevee giapponese anche lui, perché tanto devono essere tutti giapponesi ormai. Spero che almeno sia di livello 30, perché sennò fammi finire l'episodio qua, cioè. Che non è posso fare 30 minuti di puro. Vediamo un po' il nostro bellissimo Pokémon. Quindi abbiamo un Alomomola, natura sicura, quasi 6 EV. E abbiamo un Eevee a livello 1, giapponese, con Modesta, con Presagio. Quindi, se lo facciamo, veicolar forza, desiderio, sbadiglio, maledizione. Madosca, fortissimo. Comunque ragazzi, questo è tutto.
C'è un video in cui intanto questo qua allenerò tutti quanti i miei Pokémon. E c'è un video, bella ragazzi, bitch! Scrivete in commenti se vi piace comunque la serie, perché mi piace tantissimo fare una Wonderlock. E c'è un video, bella ragazzi.